Salvini al Senato sta facendo l'accordo con Renzi, Renzi dice di avere i numeri anche perché c'è la Lega con il PD. Noi siamo pagati per risolvere i problemi, quindi se riusciamo a mettere il federalismo, i costi uguali per tutti, i risparmi in Costituzione, quei provvedimenti li votiamo. Detto questo, penso che l'Italia stia vivendo uno dei momenti più bui e con minor democrazia e libertà anche economica che la storia ricordi. Quindi l'accordo lo faccio su quello che cambia le vite dei cittadini. Per il resto, opposizione senza se e senza ma, un governo veramente che sta distruggendo quello che è rimasto in Italia. Lei ha duellato con Renzi anche in Europa, anche al Parlamento europeo. Lei non crede che concederanno all'Italia quella flessibilità che Renzi ha richiesto? Io penso che Renzi sarà l'esecutore testamentario di quello che rimane dell'Italia. È agli ordini della Merkel, della BCE, di Bruxelles e di Berlino. E o l'Italia rialza la testa sul tema dell'immigrazione, del lavoro e della battaglia contro questa Europa folle, oppure le chiacchiere di Renzi saranno quelle che affosseranno il Paese. Lui ha detto noi l'Italia la cambiamo, gli altri sono tutti frenatori. Dipende da come la cambi. Se la cambi in peggio riportandola a una dittatura politica ed economica, noi facciamo la guerra. Noi alla Camera e al Senato non saliamo sui tetti, facciamo opposizione quando serve, ma non faremo sconti, ripeto, perché una tragedia come l'invasione che stiamo subendo sui nostri confini non ha precedenti nella storia d'Italia e su questo Renzi è il nulla, è il nulla. Ma il bicameralismo perfetto, imperfetto lo voterete? Il bicameralismo imperfetto? Alla fine del bicameralismo perfetto la voterete? Ci interessa poco, l'emergenza è l'economia e il lavoro, se le riforme sono funzionali a far ripartire l'economia le votiamo, se le riforme sono fumo negli occhi per occupare tutti i posti di potere che Renzi vuole occupare non le votiamo. Al congresso di Padova lancerete una sorta di OPA sul centrodestra, una candidatura a Salvini leader del centrodestra? Offriremo un'alternativa alla sinistra, la sinistra delle tasse e delle normative di Bruxelles. Offriremo delle rivoluzioni in campo economico, fiscale e istituzionale che spero possano interessare tutto quello che non è malato di renzismo.